e il nostro socio Burivangi, amici. Ciao Lizzy. Ciao Zuzzoni. Zuzzoni. Questo è Electric. Alza la voce. Ciao Zuzzoni, questo è Electric. Oggi facciamo una cosa particolare. Molto ovvero, particolare. Grazie a tre parole forniteci da voi, improvviseremo una storia a testa. Forse di più, non lo so, lo scopriremo. Solo vivendo. Comunque sia, io direi di iniziare. Le parole arrivano da una foto su Instagram della Sabri Game. La Sabri e basta. Ormai la Sabri e basta. E tatuaggi. Allora, queste sono le tre parole. Una domenica mattina di agosto, mentre nevicava, avevo tanta fame. Ma tu hai sempre fame, Sasha. Quindi stava nevicando in questa domenica mattina d'agosto, finché ad un certo punto un tatuatore scappa fuori dal nulla. Ma così? Un tatuatore con un panino. Però attenzione, perché lui pensava fosse un panino, però in realtà era una piadina panino, una piadina kebab. Chiaro che la piadina kebab di solito è piena di gatti e sono ancora vivi normalmente. E poi che tutti questi gatti non erano i nostri, altri gatti erano molto euforici quel giorno perché stavano dentro una piadina kebab e scrissero una lettera per Babbo Natale, visto che c'era la neve. Fermi, però i gatti erano robot, non sono gatti veri con un cuore vero, sono dei gatti robot cyborg con la passione dei tatuaggi. Uno di questi è rosa e ha i capezzoli con le spara i laser dai capezzoli, okay. Dai capezzoli. E in tutto questo però c'è da dire che questi gatti tatuati, i quali uno rosa che sparano laser dai capezzoli, si avviavano verso una strada molto buia finché non videro una protuberanza che era un cartello. Una protuberanza che era un cartello, sì, con scritto sopra la valle dei piercing. La valle, erano tutti seni giganti, esatto, seni morbidissimi, con capezzoli grande quanto una casa, sulla quale c'era un piercing gigante. Piercing gigante che serviva per mantenere solida la struttura della terra stessa, perché sennò erano troppo morbide. Questo piercing gigante nella mente dei gatti robot era un arcobaleno. Esatto. Nella valle dei seni. Il gatto quindi muore, fine. E vissero tutti felici e contenti. Con il muore, kebab. Fine. E il piercing. Il kebab. È morto anche il kebab. 5 minuti siamo di registrazione, l'hanno fatta una. Trovata. Vai. E-H-I. E. Sarebbe E, credo. E. Chiara. Zucca. Orangotango. Scuola. Scritto con la C, scuola? Sì. Brava, Chiara. Ecco qua le nostre parole. Direi di iniziare subito. Ho iniziato prima io, ora più inizi tu. Tanto tempo fa c'era un paese. Quanto tempo fa? Circa 700 anni fa. Ok. Costruito in cima, proprio sulla punta di un iceberg. Si chiamava Argentina. Nell'Argentina si ballava il tango, ovviamente. E direte voi, che bello il tango. Ma soprattutto, chi lo ballava questo tango? Le scimmie. Perché le scimmie, che al tempo non erano ancora chiamate oranghi, ma semplicemente scimmie grosse, erano scimmie molto grandi con dei capelli da cowboy, molto grandi, e tutte queste scimmie molto grandi andavano ancora a scuola, ma una scuola di palestra. In quella scuola si studiava la palestra, quindi erano grandi e grosse, muscolosissime con le vene che sporgevano. Che schifo. E il loro cibo preferito erano appunto dei grandissimi donuts con la glassa di zucca. Ok. Ripieni di cosce di pollo, perché la coscia di pollo ti dà la forza per andare in palestra. Un sacco di proteine, quindi per pomparsi. E poi tutti i oranghi, i tanghi. Però c'era un piccolo pinguino che faceva l'elemosina fuori dalla palestra per avere una coscia di pollo. Ok, e poi si sono mangiati anche lui. Fine. No! Ma perché muore sempre qualcuno? Io voglio capire la sua storia. O l'Argentina deve essere costruita su un coso, eh? Ce l'ho. Allora, look at Sasha Cecilia con l'H. Allora, Bloti. Inconcepibile. Bloti, il culo mollo. Allora, le parole sono Bloti, inconcepibile e bestie. Tocca a mio amore iniziare. Non devo centrare io in questa storia. No, vero? No. Vai, amore.
Un domani, con il mondo a metà, non più intero, giustamente, perché a volte vedi il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, io lo vedo sempre mezzo vuoto, quindi esatto, metà, giusto? Giusto, quindi già è stato usato in alcune trame di manga. Ah, perfetto, quindi il mondo a metà, cosa nascondeva in questo futuro? Non nascondeva più le persone, perché le persone vivendo a metà erano metà persone, metà bestie. Wow, ci siamo dimenticati del back. Cioè, metà bestie. Ma per metà davanti o per metà dietro? No, erano metà bestie. O per metà in senso erano verticale. Metà bestie sotto e metà bestie sopra. Dipende da come nascevano. Maschi nascevano bestie metà sopra e normali sotto. Ah, quindi potrebbe essere testa di uomo e sedere di vacca. Oppure in piedi di una persona e la testa di un rinoceronte. Sì, okay. Esattamente. Libera interpretazione tua nel disegno. Esattamente. Una può avere delle mammelloni giganti. Perché sempre le tette? Ho detto mammellone. No, però può avere un signor Bloti. Che... No, il dio del Bloti. Che ho scoperto oggi essere un sederino flaccido. No, è quando mangi la Nutella che fai Bloti. Qualsiasi parte del corpo. Ah, non è solo un sederino, è anche il braccio Bloti si queste mangia Nutella. Queste in particolar modo era proprio il sedere. Ah, ok, lui c'era il sedere. Booty Bloti. E tutte le bestie erano un po' ossessionate dal Bloti. E andavano lì e se lo toccavano. Oddio, vedo il disegno. C'è da dire che ovviamente con il mondo a metà e la confusione che nessun dio aveva aiutato a tenere il mondo intero, tutte le religioni si sono unite e cosa hanno fatto? Hanno evocato un solo dio. Però qual è il senso logico? Che è il dio del Bloti. È proprio uscito dalla terra. Una credenza, capito? E lui ha parti. Tutto è un no, dio del Bloti. È tipo un ditto. Esatto, un ditto. E lui, quindi con la sua magia, ognuno lo vede come meglio, ha trasformato tutto il mondo. È stata una cosa molto inconcepibile, ma tutto il mondo è stato trasformato in Bloti. E poi è morto. Brava, hai imparato tutto. Alla fine, l'epilogo deve essere sempre deciso. Muoiono. Tutti. Non ci salva nessuno. Così come voi che avete visto questo video. Ma nella seconda storia è morto solo il pinguino. Le scimmie mangiano e sono rimaste vive sull'iceberg. Ma in questo momento muoiono anche le scimmie dalla seconda storia. Le scimmie per aver mangiato il pinguino, che non sono. Il loro metabolismo non è abituato ad assumere il pinguino. Si sono vomitate addosso tutte, quindi sono affogate nel vomito. Detto questo, se non mettete un like dopo tutto quello che abbiamo inventato noi e tutti i disegni che ha fatto Peo, siete delle cattive persone, molto brutte. Questo è quanto. Ricordatevi, questo era Electric.